Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Alice 2 dall'avventura di Topolino e Doise da Blesseto 3. Vuoi entrare nel proiettore? Vuoi entrare nel proiettore? Ascoltami caro diario, ho una notizia in più. Ho indagato Prescott proprio mentre lui costruiva il mio TV. Sì, posso andare in onda con il mio show e ora me ne vado. Io lascerò per sempre il più grande il suo degrado. Ritornerò al cartone adesso che ho ingannato quei poveri stronzi. Speravo neanch'io che la splendida idea ottenesse dei tali risvolti. Non era nemmeno nei piani, lo so, che il vento perfido è il mio. Rifiuto l'andia presto, sarà distrutta e darò il mio addio. Caro diario, chi è lo scienziato più pazzo di tutti? Credere che lo scienziato mi abbia mentito. Guarda, questo proiettore è allestito per la nuova attrazione dello scienziato pazzo a Male Street. Forza, vediamo se c'è lo scienziato. Ci saranno morti. La mia attrazione eliminerà i guardiani da rifiuto là. Poi tutto e tutti diverranno inermi, compresi i vostri ridicoli amici. E una volta entrato nel mondo dei cartoni, userò il pennello per diventare il più grande cattivo di tutti i tempi. E tu mi aiuterai. Usa il pennello e io libererò i tuoi amici e i tuoi preziosi guardiani. Se li vedrai diventare inerti e rifiutolandia sarà distrutta. Ora è la battaglia finale, dobbiamo sapere se decide salvare o non salvare lo scienziato padre. No, lo farò io salvare, è l'unica speranza che dobbiamo. Allora, per convincere. Stiamo arrivando! Posso credere che questa attenzione nascondesse un segreto? Aspetta che si apra l'occhio, Topolino, e poi spruzza! Colpisci la mano, così lo scordirà. Ci vorrebbe un piccolo
e vai! Stanno difendendo e andrà tutto bene.
collegati ai meccanismi di controllo. E vai!
sapete mostrarmi. Voi siete qui, venite a salvarmi. Oslo, con tutto quel che ho fatto, io non capisco il perché tu sei qui per me. Sei ancora amico mio. Per lo stesso motivo per cui ci hai salvato.